Flash. Flash è una nuova tecnica, un nuovo mondo, un nuovo modo di raccontare arte, un modo di schiacciare il colore, un modo di raccontare il colore, un sogno, un'illusione. Scoprirete una nuova coniugazione verbale di quella che per Pier Tofoletti è fare arte. Vivo nel mondo dell'arte e lavoro nel mondo dell'arte da tanti anni. Però quando ho la possibilità di ammirare dal vivo una mostra di Pier Tofoletti è sempre una grande emozione. Non è un dripping, non è un action painting, non è una tecnica innovativa. È semplicemente una presa di posizione. Pier Tofoletti vuole raccontare una nuova storia. Si pone davanti a una tela, cerca nel colore risposte emotive, cerca nella forma un qualcosa che vada oltre la tangibilità, che vada oltre la superficie delle cose. Pier Tofoletti si mette in gioco in un momento dove improvvisamente sparisce l'identità, dove tutto sembra facile al tempo stesso difficilmente raggiungibile, dove i colori si sfaldano, si crepano, si rompono e dove il segno torna prepotentemente alla ribalta. Pier fa un tuffo nel passato, addirittura cerca nel primordio, nei primitivi, cerca Lascaux, cerca nel passato le risposte. Queste risposte non sono semplici da dare. Sono risposte connotanti, sono risposte che prevedono un coinvolgimento fisico. Ed ecco lo splash, questo gesto, questa voglia di performare, questo desiderio di rimettere la forma dentro il quadro. Un corpo diventa uno strumento, lo strumento diventa racconto, il racconto diventa svelamento, lo svelamento diventa favola. La favola apre le porte al sogno e questo sogno prende concretezza davanti ai nostri occhi. Ecco la magia della performance che crea dalla natura delle suggestioni di colore e questo colore ci proietta in una dimensione che a questo punto non ha più niente a che vedere con l'Accademia, con la natura, ma con quella verità profonda che mette a disposizione di un artista che diventa ancora umile, che si abbassa, diventa terreno, riprende gli strumenti tradizionali, torna a dipingere con le mani, torna a fare arte con il pensiero, torna ad ascoltare i colori con il cuore. E in quel momento Pier Tofoletti trova la sua dimensione, forse spettacolare, esagitata, ma comunque vera, perché la coscienza, il cuore, l'anima e la mente insieme non possono sicuramente tradire. Questo è Pier Tofoletti e il suo splash. Quando un autore giovane come Pier Tofoletti continua il suo percorso anche in enti istituzionali, vuol dire che qualcosa già nel mondo dell'arte contemporanea italiana ha detto di importante. Tutto è studiato tramite appunto lo studio dei classici del passato, la consapevolezza e la conoscenza delle tecniche più raffinate. Bene, Pier Tofoletti ritrae l'universo femminile con un gesto pittorico fantastico. Abbiamo aperto l'anno con un'iniziativa alla quale tenevamo in maniera particolare, al Lucca Contemporary Center of Art, ovvero il Museo d'Arte Contemporanea di Lucca, una delle realtà più dinamiche, più contemporanee che ci sono in questo momento in Italia, una mostra costruita insieme al professor Maurizio Vanni con circa 18 opere del tutto inedite che raccontano Splash, questo nuovo capitolo, questo ennesimo nuovo capitolo dell'amico Pier, che ci mostra un nuovo gesto, una nuova cifra, un nuovo linguaggio. Un invito a tutti quanti voi che magari potrete vedere solamente questo video di sfogliare insieme a noi questo catalogo, perché scoprirete una nuova coniugazione verbale di quella che per Pier Tofoletti è fare arte.